Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma innanzitutto, a nessuno è mai venuto in mente che il superbonus dovesse durare in eterno. Il superbonus era nato per finire in un periodo difficile di rilancio dell'economia nel momento pandemico. Tant'è vero che, voglio ricordare, era previsto il decalage nel 2024, 70%, e nel 2025, 65%. Quindi nessuno ha detto che il superbonus sarebbe stato eterno. Poi bisogna fare un'opera di realtà, perché questa maggioranza sta mistificando la realtà e sta tradendo il mandato dei suoi elettori e di tutti gli italiani. Cosa avevano detto in campagna elettorale? Avevano detto: sbloccheremo i crediti d'imposta. Cosa hanno fatto? Hanno bloccato i crediti d'imposta. Sembra veramente assurdo. Cioè, avevano detto che si mettevano anche loro l'elmetto. Mi fate vedere Santillo ieri con l'elmetto in testa in Parlamento. Anche con l'elmetto. Fatemelo vedere. Abbiamo proprio una clip, la sentiamo anche? Vorrei fosse chiaro che per noi ci sono tanti motivi per cui votare no a questo provvedimento, ma se per voi non è chiaro, allora voglio dirvi che il no è dato dalla filiera edile intera, che onorevole con questo Santillo, rappresenta un lavoratore, un imprenditore, un tecnico, che oggi su quel cantiere non è potuto andare, perché grazie alle vostre scelte scellerate, quel cantiere oggi è chiuso. Sì, Allora, onorevole Tosi, cantieri chiusi grazie a voi, che invece prima volevate mettervi il caschetto insieme a Santillo. Ma guardi, il caschetto in questo caso se l'è messo non l'onorevole Santillo, ma tanti rappresentanti dei 5 Stelle che non hanno mai lavorato in vita loro. Quindi, ma questo non è vero, ma come si può dire questo? Pretestuosa. Ma come può dire la questo? Guardi, perché, Tosi, perché la verità, avete messo ministro degli perché? Esteri uno che faceva lo Stuart allo Stato. Ma parli di oggi, guarda. Voi siete la bandiera dell'improvvisazione. Io non so lei, però la dignità del lavoro la lascio da parte. Ma no, però stiamo alle questioni attuali. Io non so se lei lavora, io le posso assicurare che sono un ingegnere e lavora. Ecco, stiamo alle questioni attuali, per favore, no, Tosi. Io ho detto, io non ho parlato dell'ingegnere Santillo perché ho detto, a parte chi è il mio interlocutore, moltissimi di coloro che sono seduti in quell'aula sono persone che non hanno lavorato, tant'è che si sono permessi di mettere. Si può dire una cosa del genere? Uno che faceva lo Stuart allo stadio, come non è vero? Ma non è vero, chi, quanti sono quelli che non lavorano? Lo Stuart, quanti sono quelli che non lavorano? Perfetto, perfetto. Allora non è vero. Toninelli, il più improbabile. Ho capito, ma possiamo stare su questo governo? Perché se facciamo la lista delle spese, quello che abbiamo visto in Parlamento, Tosi, per dire che nessuno ne esce vivo, glielo dico. Per dire che le pagliacciate col caschetto è meglio risparmiarsi. Voi fate i fatti, li avete mandati per strada i lavoratori. Allora, la misura...